Buongiorno a tutti, oggi vedremo come installare una costa di sicurezza installata su un portone basculante di questo tipo qua, azionato da un motore di F-Matic, il modello unico, e quello installato a soffitto. Innanzitutto nella confezione troveremo la guida in gomma, costituita da questo materiale che andrà ad attutire l'eventuale contatto col corpo estraneo, le guide in alluminio, il manuale e la scatoletta di comando dove troviamo il microinterruttore. Voi calcolate che durante l'azionamento il microinterruttore dovrà essere in questa situazione qua e interromperà l'apertura del cancello se in cui va a toccare sopra oppure sotto. Sentite il micro switch che fa contatto. Troverete la guarnizione della scatola da inserire in un secondo momento, il cavetto di sicurezza da inserire all'interno della guida, i tappi terminali della guida con i relativi fermi. In più, per installare la chiusura sui tre, questa sicurezza sui tre lati, bisognerà andare ad adattare l'installazione su questo schema qua, dove prevede i tre lati con una distanza dal limite del perimetro dell'apertura di 4 cm per parte, come viene rappresentato meglio nel primo esempio. Noi però utilizzeremo questo secondo schema. Innanzitutto bisogna andare a prendere le misure per i profilati in alluminio e per fare lo schema A3 dobbiamo comprare l'aggiunta di circa 3 euro, sempre sul sito di F-Matic, dei vari terminali da installare. Qua trovate il terminale, il suo blocco, le viti e il passafilo. Ci sono quattro tipi di questi profili in alluminio. Adesso andremo a misurare la larghezza della porta. Sottraiamo i 4 cm per parte, dibuchiamo all'estremità e li andiamo a installare. Nel mio caso, i due profili accoppiati, già distanziati di 4 cm dal lato, non mi bastano. Allora provvederò, in questo caso, a tagliare la parte mancante per arrivare a lasciare i 4 cm. Bucheremo i profili per poi risalire e andare a mettere la scatoletta in questa zona qua. Deve essere sempre in linea con il filo che va all'interno di questa costa e poi di qua partirà poi il cavo spiralato che andrà alla centralina. Allora, si monta praticamente il terminale girato in questo modo qua, cioè col lato piatto da sopra, in modo che non vada a sfregare mentre apre. Poi si lasciano gli altri 4 cm e si va su, si misura fino qua a dove ci serve. E andiamo a tagliare di nuovo i profilati in alluminio. Qua sarà il fine corsa e dall'altra parte, vediamo già la guida installata, verrà montata la scatoletta. Allora, adesso abbiamo tagliato di misura la costa e la inseriamo qui nel passacavo in alluminio. Poi verrà fissata con questi elementi. L'elemento deve essere questo qua, l'irrigidimento verso l'esterno, mentre questo deve andare a contatto con la costa. Inserita la guaina di gomma, cioè la costa sensibile nella sua guida, mettiamo il fermo, poi prendiamo il cavo, vedete che da una parte c'è il fermo, dall'altra parte è libero. Quello libero andrà a finire nella scatoletta, il fermo invece sarà l'ultimo che andrà a finire qua così. Andiamo a inserirlo. Ed ora andiamo avanti inserendo uno degli ultimi blocchi, si mette questo fermo con la vite, poi si mette tra la vite col buco più verso l'esterno, in modo che lei faccia molto più presa, la inseriamo nella guida. Inseriamo la guida all'interno del fermo, avvitiamo bene. Poi inseriamo nel cavo questa guida di plastica rigida. Si cerca di dargli
il verso giusto, ed io l'ho tagliato su misura, ma lei ha già una misura giusta. Poi inseriamo il cavo per l'ultimo tratto, inserendolo prima qua nella guida e poi nella parte, nella sua sede della guaina. Ciao, attenzione a non piegarlo. Poi accompagnandolo così con inserisce a pressione ed è a posto. Allora, adesso installiamo l'ultima cosa che è la scatoletta dove c'è il microinterruttore, che è questo qua. Dobbiamo inserirla su un traverso in modo che riusciamo a fissarlo almeno con 2-3 viti. Io riuscirò a fissarla effettivamente qua, qua e qua. Questo qua è la fine del nostro cavo dove andrò a mettere il mio fermo che verrà infilato qua dentro. E qua adesso, come vedete, io ho aspettato a tagliarlo, taglierò ancora un pezzo di guaina e metterò questo tubo camicia che fa da guida per il cavetto. Dopodiché andremo poi, proseguiremo con i collegamenti elettrici. Ed eccoci qua alla installazione della scatoletta. Adesso cosa faremo? Abbiamo inserito il fermo, il tubo guida, poi abbiamo fatto entrare il cavetto di acciaio all'interno di questa scatoletta qui dove c'è l'interruttore. Adesso andremo, solo un attimo mettiamo a fuoco, ecco, adesso si vede bene, c'è il regolatore che lo metteremo al minimo, lo svitiamo in modo che questo vada giù tutto, poi blocchiamo questo e riavvitiamo questa parte qua, in modo da regolarlo che lui rimanga in metà lì. Abbiamo chiuso la scatola collegando i due fili alla morsettiera. Bisogna lasciare il cavo un po' libero perché comunque quando si apre il portone tende ad allungarsi il tutto. Adesso facciamo vedere il funzionamento. Così il portone si apre. Vedete che il cordino rimane attivo. La costa funziona solo in chiusura perché deve togliere il pericolo. Facciamo vedere come funziona. Ed ecco qua. Adesso io abbasso, tocco la costa e lui torna su. Ora passiamo a vedere come bisogna collegare il portone. Allora, questo qua è lo schema del nostro motore unico della DFmatic. Allora, come vedete, noi dovremo andare a collegare il cavo a due fili che arriva dalla morsettiera della costa, uno sul 2, sul comune, e l'altro sul 4. Se non avete già le fotocellule, dovete fare attenzione perché il 4, il 5, il 6, il 7 sono ponticellati perché non vengono utilizzati. Allora, cosa si fa? Si svitano le 4 viti dal 4 al 7, si toglie questo, diciamo, tridente a 4 punte. E si toglie la punta relativa al pin 4. Poi nel pin 4 si andrà a inserire il cavo. Adesso vi faccio vedere sul motore dove si trovano. E il lavoro è terminato, non ci resta che montare di nuovo la scocca del motore ed abbiamo finito. Spero che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Con questo chiedo di mettere un mi piace ed eventualmente iscrivervi al canale. L'unica precisazione volevo dire che io parlo di unico, ma unico è il sistema, diciamo, complessivo dell'automatismo del portone. Il motore è la T770 che trovate nei vari video, anche il video di programmazione dettagliato. Ciao a tutti, al prossimo video.